Eccolo qui, il Ciccio Bomber! Ciao, Ciccio Bomber mio, quanto sei grasso, porca di quella troia! Sempre più grassone, sempre più grassone, sempre più ciccione, sempre più biccione. Dove vai, culone? Dove vai, Gordì? Vieni qua, Bibi! Vieni qua, tonto! Dammi un besito a papi, vieni! Vieni qua, pezzo di merda! Oh, mi devi salutare! Ti prendo qualcosa in faccia, bastardo schizofrenico di merda! Bici, ma quindi da quant'è che aspetti piccolo? Ma come no? Che vuoi, da magnà? Ma tu non è che c'è il verme solitario questo culo? Ma tu come fa a uscire tutto quello che ti mangi da quel culetto piccolo così come una perlina? Arrabbiato? Eh? Ma ok. Sei arrabbiato? Bibi? Vieni qua, tonto. Che mi vedi? Vuoi mangiare qualcosa? No, perché sei una vacca lurida tu. Vero, Bibi? Hai perso la forma del gatto, cioè sembri... Carla, ma to, ragazzi. Ma questa qua, mo? Questa qua, che è? Che cos'è sta roba? Questa qua, tu sai, quando morirai io farò una sciarpa, uno scialle bellissimo. Ma guarda te, ma guarda che tripa bastarda che c'hai tu, ciccione bastardo. Recuperiamo un po', recuperiamo un po' di... c'è gente affamata con me, chiedo un pezzo, vuoi spacco di botte, coglione bastardo, schizofrenico. Parmigiano e Parma. Poi a base della pasta sfoglia ci si mette Ma ecco perché fa la... cagare, mamma. Non la mangiare. Fratelli e sorelle. Che cominci già a bullizzarmi? Sorelli e fratelli, Ma che ha fatto muovi anche quell'altro? lì appeso, muovi anche lì appeso, Bravo. ma che bella! Come sei leggiadro, bicio. Oh, sembra che sta suonando il piano. Trippone basta. Oddio, impazzito. Oddio. Comunque, questi sono i miei prefer, ragazzi. Le fave da morto. Perché sono fatte con... Stupidina. Oddio, sì, questa trippa volante, guarda te, sembra una tartaruga. No. Pensa Marina, buongiorno, Tato. Che è? Quanto sei brutto? Ma che ti sei imbruttito, mo? Tato, ti sei imbruttito? Il principe di follia, bello come un sole. Che praticamente, ragazzi, sta scegliendo la maglietta da mettere stasera. Tutte le sue magliette di Bicio. Qual è la vostra preferita, ragazzi? Bicio Netflix, Bicio Pappone o Bicio... Buongiorno bambolo. Buongiorno amore. Sei venuto a salutare papà? Amore? Dai un bacino.
Sembra un pipistrello grasso. Non fare il timidino. Fai sentire tutti che mi stai facendo le fusa. Oh, che bonito, mi conosce anche te, ma devo morire. No. Non ho capito bene, cos'è che vuoi dirmi? Che mi ami? Sì o no? Mi ami, bicio? Ha detto ovvio, bravo amore. Ragazzi, devo ricordarvi una cosa importantissima. Buongiorno. Il mio compleanno non è oggi, è domani. Non è il giorno dei santi, perché non sono santo, ma è il giorno dei morti, perché... Sta cagata, ma perché sei stato tutto cagato? Sì, perché fa cagare. Panino del McDonald's con la mia gang, ci beviamo una Coca-Cola dentro a privé. Fuck your opinion, non mi interessi, che di certo sei più basso di Lionel Messi. 56 kg, non voglio dimagrire, 30 il peso, 20 la... So come facciate a star bene con i capelli così, con gli zucchotti. Cioè io faccio, sono proprio brutto. Cioè non capisco come cazzo sapete. Così. Diventa solo cappottino. Bello, sembra una tavoletta di Marella, un bar. La tavoletta di un bar. Che hai detto? Marella MILF. Ma chi è? I MILF sono le donne di una certa età che sei cose. Sicuramente cerco supporto e vorrei anche che mi sopportasse, però ho bisogno del supporto del mio partner, ho bisogno di poterle raccontare tutto quello che mi capita nella mia vita e che mi capisca, quindi qualcuno che mi capisca. Infatti voi, quando mi sono fidanzato, dovevate fermarmi, dovevate dire: Leonardo, ma che cazzo stai facendo, sei imbazzito, morirò zitello, ragazzi, sarò lo zio zitellone. Se vuoi celebrare esta noche comiendo pizza y abriendo una botella a las 12 y mañana pues no sé por qué tengo que trabajar, así que no sé lo que voy a hacer. Espero una cenita con los amigos más cercanos, pero no sé. In realtà sono poche le cose che mi fanno stare bene. Mi fa stare bene ridere, stare con gli amici, con le persone che amo, sapere che la mia famiglia sta bene, stare con la mia famiglia, vedere Bicio, mangiare, bere, fare l'amore. Quindi le solite cose un po' monotone. Sì, ahimè, sono geloso, ma se mi si dà l'opportunità di esserlo, il motivo per esserlo, e se mi ingelosisco divento matto e mi rovino il rapporto, perché mi viene il mal di stomaco ed inizio a perdere la fiducia, quando mi si fa qualcosa. So che devono essere 5 domande, invece rispondo a 6, ma in realtà come farsi notare? Ma c'è poco, ragazzi, basta conquistarmi, basta provarci, basta... dire la frase giusta al momento giusto per incuriosirmi. Se manca la curiosità non noto. Non ho mai detto che fosse pessimo, ho detto che è stata una relazione particolare, è stata una relazione molto sofferta, una relazione abbastanza tossica, perché non andavamo d'accordo. E non è vero che la gente, quando la gente dice gli opposti si attraggono, gli opposti si ammazzano.